Ehi, hey, Coridan, che fai? Dormi? Coridan, yuhu, svegliati! Oh, che cazzo d'ore sono? Come che cazzo te sono? Sono le 16:40, ho dormito più di 24 ore. Come 24? Ma dove mica siamo? Siamo ancora in quella specie di villaggio con le casette con le soffitte fasulle. Porca puttana, dovevo essere stanchissimo, cazzo, non mi sono reso conto di niente, scusami, ma cos'è successo? Che è successo? Un sacco di cose. Io sono arrivato fino a una città, ho trovato una trivella, Ma ho se... costruito, però ho provato a svegliarti anche prima, insomma, non è Ma che sei ti ho pazzo? Avevamo sentito. messo una regola sola, porca puttana, non andare a giro da soli. Lo so, però tu dormivi, io pensavo che eri morto, ho provato a cercare un dottore. Minchia, morto. Porca puttana, no, non mi ci trovo in questa cazzo d'apocalisse, non mi ci abituerò mai. E poi stavo facendo un sogno, ho sognato un castello in mezzo alle montagne che questi cazzo di zombie non potevano più prenderci. Ah, hai sognato, eh? Ho sognato sì che ci riuscivamo a mettere in salvo in questo castello. Ah. Madonna. Bene, penso che ho una cosa da farti vedere. Allora, non so se era del tutto un sogno. Vieni, va, seguimi. Come? Aspetta, vado. Madonna, mi gira la testa. Aspetta, vado un attimo al cesso. Certo che fare colazione con una scatoletta di tonno non è che sia il massimo della vita. Lo Fanculo. so. Fammi prendere. Madonna, c'ho ancora i dolori. Come cazzo ho dormito in quella soffitta? Aspetta, vado al cesso. Sì, ti aspetto qua, alla porta. Ah, bene. Non c'ho più nemmeno lo stimolo ad andare a cagare, guarda, con questa apocalisse zombie. Ah. Sei diventato stitico. C'ho un tappo nel culo. Vai, che cosa mi devi mostrare, minchia? Sempre io speravo di risvegliarmi e vedere qualcosa di nuovo, invece è sempre il solito mondo di merda. Guarda davanti a te. Dove? Là. Ma mi sembra a me o c'è incastrato il vagone di un treno in mezzo a monti? Che cazzo è l'arca di Noè? Sì, più o meno in stile rivisitata 2013. Oh, ma che cazzo. Oh, ma la stessa cosa che ho sognato, ma che cazzo c'è lassù? Diciamo che mentre dormivi e non sapevo se dormivi eri morto, ho pensato che forse era meglio procurarsi un riparo. Cioè, ma hai fatto tutto questo da solo? Sì. Porca puttana, quanto ho dormito? 10 anni? No, mi sembra solo 24 ore, però sai, il tempo è passato svelto, quindi può essere anche 48. Ma che cazzo con le impalcature? Ma che è una base? Un rifugio? Sì, rientra la nostra base operativa, qui in teoria gli zombie non dovrebbero riuscire a prenderci, si spera. E come si fa a salire? Se mi segui ci sono le scale, vai, io sono tipo qui, Sì? tu sei lì, Eccomi, in seguimi. mezzo ai cactus sono. Sì. Sono strategiche le scale. Lì ci sono delle scale, noi saliremo da qua che c'è un sentiero. Vai, dove sei? Qui. Dobbiamo Eccomi. Il raggiungere quelle scale lì. Uno, sentiero è due. naturale o l'hai fatto te? No, l'ho fatto io, anche se in partenza già c'era. Ho solo tolto un cubetto. Ecco le No, ma guarda che figata disumano. Comunque, ragazzi, ciao a tutti. Io sono Coridan, abbiamo fatto questa veloce e simpatica intro. Spero che vi sia piaciuto. Ancora una volta sono in compagnia di Emagal per il quinto episodio. Era il, no, il sesto, cos'è questo? dovrebbe essere il sesto. Dovrebbe essere il sesto. Salutiamo Emagal ancora una volta e al solito complimenti per aver vinto il concorso della fanart. Grazie mille. Penso che tu te la sia meritata largamente. Quindi spero che ti divertirai con P2, insomma, che il gioco soprattutto ti piaccia, ecco. Sì, diciamo, ecco, l'ho finito di installare ieri sera, però non l'ho ancora provato perché, insomma, volevo provarlo con te e anche con gli altri della gang che lo hanno comprato. Infatti, infatti, sì. Quindi Esatto.
Quindi aspetto, diciamo, i veterani e i non veterani per provarlo. L'ho solo installato. Guardate che figata che ha costruito Emagar. Cioè, ma ci ho messo, allora, le finestre che si aprono e si chiudono. Ci ho messo il cesso, che è bello, vabbè, il cesso. Che poi il bello, lo sai qual è? Che questo cesso non ha lo scarico. Cioè, c'ha lo scarico in testa agli zombie in fondo al canyon, capito? È una tecnica di difesa come l'olio bollente nel Medioevo. Se qui ci fanno l'assalto, noi li caghiamo in testa da qui sopra. Li ammazziamo con le cacate. Li ammazziamo a cacate. Ci sono tutti gli scrigni che sono pieni di armi. Guardate. Sì, ragazzi, voglio aggiungere, insomma, tutto quello che trovo, che adesso Fabian mostrerà nelle chest, è stato tutto trovato, insomma, con duro lavoro anche nelle città, quindi non è stato utilizzato nessun tipo di programma, nulla per le cose nelle chest. No, che cazzo hai fatto l'uscita tramite acqua? Tu scendi giù, vai. Te sei il più figo di tutti, sei. Il più figo di tutti, cazzo. Ha fatto l'uscita, ragazzi, l'uscita è entrata la Minecraft. Sono domanda cosa fa, ma te ci passi la notte. È entrata, se entri qui c'è una stanza, se sai. Ma quanto bello! Ma te non dormi la notte, ci stai tutto il giorno su questo gioco. Ci è passato un po' di tempo, andiamo fino giù in fondo che ho una sorpresa. Ti ho detto che c'ho una sorpresa. Andiamo. Ti scende parecchio qui, eh. Madonna mia, ma qui davvero hai trovato il barro questa volta. Diciamo che ho trovato il nucleo della terra, quasi. Vai. È arrivata al nocciolo proprio. Ah, qui c'è la tua stanza? Sì. Cioè, quindi nel caso anche... Allora, ragazzi, io al solito ho le idee malsane. Però queste cose che ci fa vedere Emagal, voi immaginate le rimesse su un server stabile da 50-100 persone, mappa 8 volte più grande di questa, in PvP. Cioè, in PvP, senza che ci si vede sulla mappa... Una gang, un clan attacca un altro clan, vedono il bunker lassù in cima, ce lo distruggono, noi scappiamo, muriamo il passaggio sotterraneo e abbiamo un altro bunker. Cioè, ma le capite le possibilità di questo gioco? Io non è sempre per voler sminuire DayZ, ci ho giocato una vita a DayZ, però non ce l'ha queste cose, a parte spararci e ammazzarci, non ce l'ha, cioè queste sono figate. C'è gente che si costruisce dei bunker, delle città sotterranee. Cioè, queste sono le vere potenzialità di questo gioco e secondo me è un capolavoro disumano. E il lavoro che fa magari al solito è disumano, perché guarda il cazzo ti ha tirato fuori. Avevo detto, ragazzi, che a me piace anche costruire, altrimenti il gioco poi sempre in survival è un po' noioso, e quindi... La cosa bella che si vede che ci metti passione è che le fai bene, nel senso, pavimento tipo in parquet, in legno, esatto. Muro in mattoni, di cottura, e sopra di un volo proprio c'è fatto il soffitto in travi di legno con le luci attaccate. Cioè, c'hai anche arte, capito, nel farlo. Gusto. Andiamo su. Andiamo su, sì, poi farò eventualmente un'uscita secondaria dalla... Abbiamo ancora, insomma, ancora una cosa in progetto. Comunque, ti volevo chiedere, almeno poi nel caso metto tutte le informazioni in descrizione, link al video. Com'è sto TS? Allora, ragazzi, il TS è un TS che per ora sì, è un TS gratuito dove possiamo... incontrarci per fare anche delle partite insieme, diciamo per quelle occasioni riapriremo il server da 20 persone e praticamente metteremo in descrizione il link del TS. Il TS è un TS non solo per 7 Day to Die, ma praticamente per quasi tutti i giochi multiplayer che esistono. Io praticamente li ho visti tutti, dai Modern Warfare a APB, veramente ce ne sono per tutti i gusti, per tutti. E la persona, ecco, che praticamente abbiamo anche un moderatore per questo TS, quindi ragazzi, se cominciate a fare i cretini o qualcosa, esatto, non lo fate, il ragazzi, pulisce tutto, io ve lo dico, vi butta fuori, non dipende da noi. Ma il TS è solo nostro o c'è anche già altra gente? No, ci sono anche altre stanze. Noi abbiamo una stanza personale nostra di 7 Day to Die, sì, dove potete incontrarci e parlare con noi. Io ci sono abbastanza spesso, ragazzi, sono disposto a giocare con chiunque. Sarebbe, però scusa se ti interrompo, sarebbe bene comunque fare, magari riuscire a fare due o tre stanze, una stanza comune per tutta la gente che magari segue me, segue te sul tuo canale e vuole venire a parlare con noi, una stanza magari di Payday 2, una di Black Ops, una di 7 Days, perché se fai una sola stanza di 7 Days poi tutti entrano dentro la stanza di 7 Days e magari fanno 18 giochi diversi e si danno fastidio, capito? Sì, allora, le stanze ci sono di Black Ops, ci sono tantissime stanze, ne ho contate circa 13, ma ce ne sono anche altre, in più questa di 7 Day to Die. Eventualmente posso parlare con l'amministratore del TS e chiedergli se ci fa una stanza solo per parlare, senza, insomma, giocare. Sì, digli se ci può fare, digli va bene, nel senso che ho il canale, faglielo vedere, corridan e tutto, digli se ci può fare una sottosezione, magari
una sottosezione dedicata a Corridan e Demagal, dove ci sono, cioè nostra, capito, che si può gestire con varie stanze. Perché magari se la gente che vede questo video entra nel TS e trova la gente che è già su quel TS e non si conoscono, magari poi viene fuori un po' di casino, capito? Sì, sì. Quindi sarebbe bene fare una cosa nostra. Comunque, ragazzi, non in questo video, perché prima li farò fare, cioè vedremo un po' di metterlo a posto questo TS e tutto. Nel prossimo video vi metteremo i dati, quindi avremo un TS per trovarci, organizzarci, parlare, giocare tutti insieme. E come siamo messi col tempo? Mancano 2 minuti e 12. Volevo aggiungere una cosa sul TS. Prego, vai. Ragazzi, il TS potete anche, se per esempio cercare gente per giocare, ecco, appunto a Black Ops o a qualunque altro gioco, ci sono veramente stanze per quasi tutti i giochi, lo ribadisco perché è una cosa importante. Potete entrare, anche se non ci siamo noi, troverete comunque moltissima gente, come ho fatto io, che gioca a questi giochi. E quindi, insomma, potete anche dirlo ai vostri amici di questo TS. Veramente c'è molta gente, mi sono sorpreso, io non lo conoscevo. E quindi, insomma, entrateci anche se non ci siamo noi. Io ripeto, ci sarò abbastanza spesso, per quanto mi sia possibile, insomma. E anche Goridan ogni tanto entrerà. Sì, ci sarò anch'io, ovviamente, per fare magari partite insieme, se c'ho da fare magari dei video. E ci sentiamo, ci organizziamo, quindi sì, ci sarò anch'io. Ve l'ho detto, ragazzi, come ha detto giustamente lui, non facciamo casino, non ci offendiamo, non facciamo cose del genere, per davvero. Ah, e ci tenevo a precisare un'altra cosa. Ora è admin di questi server di 7 Days to Die, stavo per dire DayZ. Anche Emagal, oltre a Factory 94 è admin anche Emagal. Quindi nel caso abbiate domande, magari non state sempre a chiedere come mai non riesco a connettermi al server. Al momento, ragazzi, il server da 20 è chiuso, perché era buggato ed era pieno di hacker. È stato chiuso. Riverrà aperto, io penso, più avanti, quando ci sarà una prossima patch che stabilizzi un po' il multiplayer. Però, nel senso, se avete domande da fare, appunto, è tutto, c'è anche Emagal. Direi, visto che stanno entrando giocatori, di chiuderla qui. Sì, non so neanche chi sia quel giocatore adesso. Ci indagheremo, ragazzi. Per me è tutto. Ricordo, commentate, mettete mi piace. Ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Bunker in alto, castello costruito da Emagal, spettacolare. Ragazzi, viva il metal al solito, fatevela prendere bene. E alla prossima. Ciao a tutti, allora, da Corridan. Bye.